siamo felici, siamo contenti del cervello che teniamo, abbia l'elica che ci obbliga ad andare sempre col vento. Se ci dico quello ruba, quello truffa, quello frega, noi siamo la spalluccia e da idioti sorridiamo. Tiene un po' il caos, tiene un po' a mancare qualcosa. Se poi a continuare, nonostante la pancetta, che potete constatare, perché la realtà è quella, da notare che bisogna lasciare sbocciare il primo bottone, non fare il fondo, ma lo mettete la cintura che si abbina perfettamente alle scale. Ma facciamo un passo successivo per arrivare ancora di più alle intanto. C'erano queste vibrazioni amorose, c'erano i flussi,
era un po' tutto confuso. Ora mi accorgo che sono cose distinte. Passi, la mente è tutto. Il profumo viene dal proprio cuore. Le vibrazioni amorose sono a noi. E i flussi, dove vanno? Forse. Quando io mi guardo dentro, io mi spavento, e se mi spavento io fuggo via da me, per andare dove? Per incontrare chi? Per avere lo spavento degli altri. Allora io ritorno vicino a me, entro dentro di me, mi spavento, ma sono io. Tengo in mano un semplice filo d'erba. Penso alla sostanza con cui è fatto. Sento che siamo al centro di una perenne allucinazione. Tutto è vuoto e frenesia atomica. Entanglement, il nuovo concetto di realtà che la fisica quantistica ti fa intravedere, è una realtà complessa, bisognosa di un nuovo linguaggio più intuitivo e artistico. L'artista vuole conoscere l'essenza del mondo e interagire con esso attraverso un dialogo tra scienza, arte e sacro, come è stato in un lontano passato. Viene abbandonata la cultura dell'oro, o questo o quello, per passare alla cultura del nel, e questo e quello. Continuità e discontinuità, efficienza ed efficacia, eccellenza ed innovazione. I rapporti vengono ricostruiti su base nuove, per cambiare radicalmente il sistema meccanicistico, economico, sociale e culturale. I campi, frontiera estrema, comincia il terreno dello spirito, quasi nulla. La particella non esiste di per se stessa, ma attraverso gli effetti che crea. Il campo non ha sostanza se non vibratoria. Il fondo della materia è introvabile. Il vestito blu. Il vestito blu. Il vestito blu scuro per un incontro importante. Con il vestito blu scuro puoi andare dappertutto. Quando vado alla Scala metto qualcosa di blu e mi sento a posto. Devo sempre stare attento. Devo sempre vigilare con la mente. Mille lire per mangiare. E per la mia tirata da questo punto, guardi, esiste un problema. Io cerco di fare un'esperienza, ma non posso sfuggire alle apparenze. Ci sono delle regole da fare. Ogni bagaglio superiore a 50 centimetri paga regolare biglietto. No, non c'è. Tanto meno di internato e come spingo semplicemente questo tempo avanti, questo tempo lento nei minuti, ma troppo lento con gli anni. Frammenti di mondo penetrano nella trappola della mente, creano immagini sconnesse di una realtà senza tempo e senza confini. Spirali di luce si rincorrono, formando un caleidoscopio di colori. Cerchi concentrici si sovrappongono come voci confuse. Dopo il caos raggiungono una unità con un suo magico equilibrio. Senti i tuoi passi, segui il tuo cammino, di nuovo deciso e forte, per
verso la felicità. Sento i tuoi passi, seguo la tua strada, mi muovo forte e deciso al tuo fianco, verso la felicità. Padre, se tu fossi qui ancora ad osservare il mio viaggio nel mondo, vedresti rispecchiate in me le doti che realmente apprezzavi, sentiresti da me molti concetti che sovente esternavi, e percepiresti dalla mia mano che ti sorregge il passo la fierezza di un figlio per il suo padre. Doveva dare i soldi ad alcuni dei suoi colleghi, aveva firmato qualche cambiato, è morto prima di saldare il debito. Di notte mi sono state spiantate le cose, al posto degli occhi gli sono state messe pupille di vetro. Così ha saldato il debito, le cambiali gli sono state rese. Dove sono i gli gialli, dove scoprono l'assassino, i poliziotti che imprigionano i cattivi. Sofocle, Eschilo, non complicateci la vita, Shakespeare, no, non c'è del marcio dalle mani. Tutto bene perché finisce bene. Lo so che sono storie consolatorie, che la mia è solo fantasia e che va tutta a catafascio, ma lasciatemi sognare, è il bello della poesia. Profumo, abbraccia la nostra aria lentamente, per 1, 10, 20, 30. Cerca di un segno, di un corpo. Sospingo il pensiero oltre la soglia di un passato che chiede i suoi contorni ad un presente antico. Lentamente schiudo la porta oltre le discipline per scoprire che i sogni non hanno fine. Finito. Però comincia a applaudire, se no non capisco niente. Gente, vi è piaciuto? Dai, vogliamo un applauso.